Quali e quanti cuscini mettere sul divano e come disporli? Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Silvia, home stylist e decoratrice. Benvenuto sul mio canale. A volte quando si scelgono i cuscini per il divano, per timore di sbagliare se ne comprano due o tre uguali e si dispongono un po' come capita. Il risultato è spesso un po' noioso. Inoltre in questo modo si perde anche una bella occasione decorativa. I cuscini infatti aiutano moltissimo a dare carattere ed eleganza a un ambiente. Altri al contrario acquistano molti cuscini diversi tra loro per poi però rimanere delusi dall'effetto finale che è caotico e disarmonico. Ma esiste allora un metodo chiaro, definito per sapere quali cuscini utilizzare, di quali dimensioni e forme e come disporli? Guarda il video fino alla fine per capire esattamente come ottenere un effetto degno di una rivista d'arredamento. Naturalmente esistono moltissime combinazioni possibili. Noi vediamo tre aspetti che sono alla base di una composizione armoniosa in relazione a tre diverse tipologie di divano. Questi tre aspetti sono la simmetria o la asimmetria, dimensioni e forme dei cuscini e i materiali. Per quanto riguarda invece i colori e le fantasie, ho realizzato un video specifico su questo argomento di cui trovi il link in descrizione e alla fine di questo video. Partiamo! Un divano lineare come questo è il più semplice da decorare con i cuscini, ma vediamo come farlo in modo piacevole e con un pizzico di originalità. Iniziamo con una composizione classica, due cuscini ai lati, detti di ancoraggio, e altri due davanti, più piccoli. A questo punto possiamo aggiungere un cuscino centrale che può avere una forma particolare, ad esempio rotondo, oppure come nel nostro esempio può avere le stesse dimensioni di quelli più piccoli. In questo caso abbiamo mantenuto una simmetria perfetta. Se volessimo movimentare la scena potremmo semplicemente spostare i cuscini in questo modo e creare una asimmetria che vivacizzi l'insieme. Per quanto riguarda il materiale delle fodere, tieni presente che la varietà di materiali, se non è eccessiva, è esteticamente gradevole. Per un divano con penisola che è già di per sé asimmetrico, è una buona idea assecondare, esaltare questa asimmetria e lo si può fare in molti modi. Ad esempio, collocando due cuscini di medie dimensioni dalla parte in cui ci si siede e altri due molto grandi dove ci si sdraia. Per bilanciare la composizione, pur mantenendo la simmetria, mettiamo un cuscino di una forma diversa davanti a quelli più piccoli. Anche qui i materiali delle fodere sono diversi, abbiamo un cotone liscio, uno più ruvido e un velluto o simil velluto. Vediamo adesso un divano angolare per il quale è preferibile mantenere la simmetria. In che modo? Prima di tutto mettiamo un cuscino piuttosto imponente di almeno 50x50 al centro, mentre in corrispondenza degli altri angoli usiamo cuscini più piccoli. Aggiungiamo al centro un secondo cuscino sempre abbastanza grande, mentre di fronte agli altri ne metteremo di più piccoli e di una forma diversa. Infine esaltiamo il nostro vertice con un terzo cuscino che però non vada a coprire gli altri due. Anche qui, neanche a dirlo, ho usato fodere con texture diverse. Spero davvero di esserti stata utile. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e qual è la tua combinazione preferita. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto per non perdere i prossimi video che pubblicherò e seguimi anche su Pinterest, Instagram e Facebook. Visita il mio sito www.decoraclub.it e scarica le risorse gratuite. Trovi tutti i link in descrizione. Ciao!